Ciao a tutti, allora ne approfitto per augurarvi ancora una volta buon anno. Io devo dire che come tutti quanti voi sono rimasto un po' spiazzato, no? Dalle dichiarazioni di Lukaku, che devo dire da una parte mi fa sottilmente piacere, perché ma neanche tutto sottilmente, perché francamente il modo in cui se n'è andato è disprezzabile. L'ho detto, l'ho scritto, l'ho raccontato e lo ribadisco ancora oggi. È un modo che è stato veramente sgradevole, ma poi le parole sbagliate, il modo sbagliato. E tutto orchestrato da oltretutto un procuratore, il Pastorello, premiato beffardamente come il miglior procuratore dell'anno a Dubai. Insomma, io credo che qui a essere sconfitto è soprattutto il suo agente, che certamente ha guadagnato un sacco di soldi, ma dal punto di vista etico, morale, probabilmente insomma doveva rendersi conto che il giocatore, e quindi prima di tutto l'uomo, aveva insomma, diciamo, delle fragilità che sono facilmente rivedibili in questo caso. Oggi abbiamo di fronte a una situazione francamente per certi versi quasi patetica, perché non si capisce onestamente se Lukaku dica questo perché si trova unicamente male con Tuchel, e se invece al contrario fosse andato bene cosa voleva dire, che avrebbe detto ah scusatevi. Le scuse doveva dirle quando le cose erano andate bene, le scuse doveva farle quando a settembre ormai era già un giocatore del Chelsea. E altro che mandare una letterina posticcia, plastificata, senza cuore. Lui che aveva fondato sull'empatia, sul rapporto con i tifosi, quel tipo di atteggiamento che sembrava quello del capopopolo, invece al contrario se n'è andato via come un reprobo. E adesso che non si trova bene dice vorrei tornare all'Inter, è chiaro che ti lascia sconcertato. Poi se devo pensare al bene dell'Inter, nel caso, cioè siccome abbiamo già vissuto la vicenda Bonucci, che ricorderete dalla Juventus va al Milan, poi si trova male, allora torna alla Juventus, accolto non esattamente come figlio al prodigo, e quindi evidentemente tutto passa nella vita, tutto. Oggi ci lascia francamente un po' così. Fa da una parte, dicevamo, un po' sadicamente piacere, sono contento che si trovi male al Chelsea, spero che continui ad andare anche peggio, e così anche il Chelsea tutto. Detto questo però, adesso si tenga le sue parole, rimanga con quello che poi è il suo apparente rimpianto, però al momento la situazione è questa. D'altro canto l'Inter non può pagargli 7 milioni e mezzo, quindi staremo a vedere quello che accade, ma certo c'è un certo godimento.